Rafforzati i reparti, modificati gli accessi al pronto soccorso e stiamo migliorando ancora. Il direttore generale della SST Sette Laghi, Gianni Bonelli, tranquillizza i cittadini sull'organizzazione sanitaria degli ospedali che fanno riferimento all'azienda ospedaliera di Circolo di Varese. Valore aggiunto, il supporto alle altre strutture della Lombardia. I nostri ospedali stanno lavorando a pieno regime sia per supportare gli altri ospedali delle zone meno fortunate rispetto a quelle della provincia di Varese e sia anche per applicare quelle che sono le indicazioni e le linee guida che ci arrivano da Regione e dal Ministero finalizzate appunto a evitare di espandere il contagio. Quindi in particolare abbiamo separato i percorsi di accesso pronto soccorso tra chi ha sintomi di tipo influenzale rispetto agli altri. Quindi c'è una zona in tutti i nostri 6 ospedali dotati di pronto soccorso della nostra rete della SST Sette Laghi, c'è una zona di filtro dove c'è un infermiere che valuterà qual è la sintomatologia e nel caso sia una sintomatologia che potrebbe prevedere questi sintomi viene dotato di mascherina e viene appunto avviata su un percorso diverso dagli altri pazienti, un triage che è diverso. Dopodiché insomma, ci sarà tutta la fase diagnostica ed eventualmente poi terapeutica. In più sono state allestite e ampliate i posti letto di terapia intensiva destinando delle aree isolate dedicate a chi è affetto da questa patologia e poi c'è il nostro reparto di malattie infettive e poi ci sono anche delle aree dedicate a quei pazienti da ricoverare che sono in attesa dell'esito del tampone. Insomma, siamo organizzati per affrontare la situazione, stiamo studiando anche dei piani per qualora la situazione peggiorasse, anche se ci auguriamo ovviamente di no, però siamo pronti anche ad affrontare situazioni peggiorative. Per cui voglio insomma, tranquillizzare, c'è un'equipe di persone e professionisti molto preparati, di esperienza, sono molto competenti e quindi insomma, siamo pronti ad affrontare situazioni peggiori, anche se ovviamente l'auspicio è che non ce ne sia poi bisogno.